Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. No, no, il figlio di Venditti non mi ha rubato il canale, sono sempre io. Devo dire che mi piaccio molto di più e ringrazio le mie ex lenti rovinate per avermi costretto a questa spesa, anche se nello stesso tempo sicuramente cambierò ottico perché non si mostrano per partito preso le montature più costose alle persone. Se poi uno vuole spendere di sua spontanea volontà una cifra superiore ai 200 euro, bontà sua. Però sicuramente cambierò ottico la prossima volta, anche se spero di non essere più a Grosseto. Ma veniamo a quello che avete letto dal titolo. Ho sempre detto che non volevo un canale di tag, di fatto la promessa la sto mantenendo, perché era da tanto che non ne facevo uno, però questo mi piace, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo con le domande, perché la verità è che io il creatore non lo so, quindi se qualcuno sapesse il creatore abbia gentilezza di farmelo sapere nei commenti e io modificherò le informazioni. Comunque sono stato taggato da la Steffi, che saluto, e nelle info troverete sicuramente quantomeno il link al suo canale. Ah, ultima cosa, sono molto sincero, quindi se siete facili all'offesa vi consiglio di non continuare con il video. Hai mai avuto una migliore amicizia? Se sì, racconta brevemente. E credi nell'amicizia? Per comodità parto dalla fine. Assolutamente sì, credo nell'amicizia e ci crederò sempre, nonostante tutto. Forse addirittura più dell'amore stesso, vista anche l'esperienza recente. Ma invece per quanto riguarda l'amicizia ci crederò sempre, per il motivo molto semplice che, a differenza dell'amore, nel momento in cui io ho sinceramente creduto che non ci avrei più creduto, scusate il gioco di parole, semplicemente è arrivato sempre qualcuno al momento giusto a farmi cambiare idea. E di chi si tratta, ovviamente, se non dei miei migliori amici? Allora, in ordine di arrivo, per me i miei migliori amici sono Miriam, poi in seguito è arrivata Roberta. E ultimo, ma non assolutamente per importanza, Maurizio, che di fatto in questo momento per me rappresenta l'unico confronto maschile al 100% a cui posso dire veramente tutto, e tutto questo senza che ci siano altri fini, perché a lui piacciono le donne, ma il nostro orientamento sessuale diverso non è mai, dico mai, stato un problema. Ritenete più importante la vera amicizia o il vero amore o entrambi? Può sembrare un contrasto, ma nonostante quello che io ho detto prima, non riesco a metterli su due piani diversi, dove uno è più e l'altro meno. Per cui risponderò che l'amicizia ha la sua importanza, la sua insostituibilità a livello di condivisione di segreti, di momenti belli, momenti brutti, perché no, anche vacanze, cosa che ancora purtroppo mi manca, e un sacco di altre cose. E l'amore ha il suo peso, la sua insostituibilità, che passa attraverso progetti di convivenza, progetti di condivisione, il matrimonio per chi ci crede, io assolutamente sì, i figli per chi li vuole, io assolutamente no. E tutta un'altra serie di progettualità e di cose che con un amico in linea di massima non fai, altrimenti è qualcosa di più. Ultima ma non ultima, soprattutto l'intimità, che è quella linea sottile che
distingue l'amicizia dall'amore, una delle tante linee sottili. Tante amicizie o poche amicizie? Sono una voce fuori dal coro. Chiunque penso rispondere poche amicizie. Anch'io ho poche amicizie. Ma il fatto è che la mia dimensione ideale sarebbe costituita da tante amicizie. Per un motivo molto semplice, io non sono una persona invadente e se lo sono sicuramente in maniera inconsapevole. So fare passi indietro e scusarmi. Per cui, secondo me, avendo tante amicizie, sarebbe ancora più semplice e automatico lasciare spazio ad ognuno di loro. Dalla situazione più stupida, come andare a prendere il caffè al bar, alla situazione più complicata dove io ho un problema e magari non posso o non voglio rompere le scatole a tizio e ho la possibilità di chiamare Caio, secondo me la dimensione ideale è quella costituita da tanti amici. Avete mai litigato pesantemente in amicizia? Allora, con le amicizie attuali no. È successo con un'amicizia che poi si è raffreddata. Infatti, non capisco perché questa persona mi abbia rivoluto nella sua vita, visto il raffreddamento, se così si può dire, che c'è stato. È successo che questa persona, a un certo punto, ha completamente frainteso una mia frase. Adesso mi dispiace, però non posso più considerarla una migliore amicizia. Ho tanti bei ricordi con questa persona, però non è una migliore amicizia, casomai è una buona amicizia. In amore o in amicizia, sapete perdonare se sì, perché, se no, perché. Di amore si fa presto a parlare con me, nel senso che io ho avuto, come sapete, una sola persona. E senza entrare nei dettagli vi dico che per i miei gusti personali ho perdonato anche troppe volte. Ho perdonato una persona orgogliosa e infantile soprattutto. Io non ho 30 anni per niente e non ho bisogno di una persona infantile al mio fianco. In amicizia, come vi ho appena detto, ho perdonato e non è servito un accidente perché poi il rapporto si è comunque raffreddato, quindi io direi di riconoscere le mie imperfezioni, ma nello stesso tempo anche di aver fatto la mia parte con scarsi risultati. Secondo voi, si può definire un vostro migliore amico un fratello o una sorella? Io l'ho fatto molto spesso, forse più del dovuto, più del meritato, più del normale. Quindi sono pienamente d'accordo con questa definizione. Invito però chi magari ha qualche anno meno di me, aspettate un attimo a tirar fuori le parole fratelli e sorelle, perché le amicizie che nascono da piccoli sono possibili. Conosco tante persone con questa fortuna, però non semplici. Perché possono succedere tante cose, possono intervenire tanti fattori, quindi state attenti. Che a volte l'amicizia può far male addirittura più dell'amore. A me la mia storia, unica storia appena conclusa, non è riuscita a far male quanto la fine di un'amicizia, credetemi. Ultima domanda prima di taggare, andreste mai a vivere con il vostro migliore amico o con il vostro fidanzato? Non ho capito questa domanda. Cioè, sta mettendo sullo stesso piano due amori completamente diversi, secondo me. Perché un fidanzato può essere anche migliore amico, volendo, però in questa domanda le due figure sono poste come persone completamente diverse.
Ergo, sarebbe bello se il mio futuro fidanzato avesse una tale fiducia dei miei amici da accettarli perfino da condividere in casa. Però diciamo che la cosa è un po' impossibile perché Miriam e Maurizio hanno la loro famiglia e Roberta ha la sua casina nella sua città che non menzionerò per amor di privacy, il suo lavoro poco distante dalla sua città e quindi non mi permetterei di sradicare queste tre persone per l'egoismo di averle sempre accanto a me. Magari mi comprerei volentieri un trenino privato per fare il cavolo che mi pare dei miei viaggi. E per chi non può ospitare c'è sempre un santo che si chiama Airbnb. Valuta questo bellissimo video tag e tagga chi vuoi. Dunque, io il 10 non lo posso dare. Perché comunque ci sono delle lacune, soprattutto la domanda 7 secondo me è molto incompleta. Quindi do un bel 7 e mi viene in mente di taggare, credo io, le uniche due persone forse ancora rimaste a fare i video tag con piacere tra quelle che seguo, che sono Caterina del canale Santina e Sara nel canale L'Angolo degli Arcani. Ho appena visto un video dove Caterina annuncia di partire per le vacanze, quindi Cati, non ti preoccupare se magari non lo farai tra 2 giorni e lo farai, non so, tra un po' di tempo. L'importante è che io riesca a fartelo visualizzare e spero apprezzare. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di non essermi dilungato troppo, anche se ho paura di sì. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Sara, svegliati, è primavera.